E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video tutorial. Oggi vi spiegherò come impostare al meglio OBS Studio, in questo caso la versione 23.0.2. Per prima cosa arrechiamoci nelle impostazioni. Qua potremo trovare impostazioni generali, come la lingua italiana in questo caso. Passiamo alle dirette. Qui potremo scegliere il servizio, ad esempio Twitch, YouTube, Mixer, Facebook e altre che sono magari meno famose, però comunque c'è questa possibilità. Io in questo caso uso Twitch, ma il procedimento è lo stesso per ognuno di questi. Adesso premiamo sul codice delle dirette, sul link. Qua ci apparirà il nostro codice che dovremo andare a copiare. Torniamo qui, lo incolliamo, Ctrl V, facciamo applica. Adesso andiamo sull'output. Come modalità di output lasciamo su semplice. Bitrate video, tra poco lo vedremo. La codifica, hardware, bitrate audio a 160, dato che è il massimo delle live normali, ad esempio su Twitch. Un'altra cosa sulla codifica, se avete una scheda Nvidia vi consiglio di mettere sempre l'NVENC. Se non ce l'avete, magari avete un AMD, non so se c'è un'opzione particolare apposita, comunque vi consiglio sempre di optare per quella, oppure potrete basarla sul processore QSV oppure sul software se il processore va magari al 100% troppo spesso. In questo caso lo lascio su NVENC. Preset encoder, io l'ho messo in bassa latenza, ma a molte prestazioni, per magari abbassare un pochino la qualità, ma mantenendo il gioco sempre bello carico, evitando così spiacevoli freeze, crash durante la live. Se non avete queste opzioni, premete qua su attiva le impostazioni avanzate di codifica per abilitarle. Questa è una parte dedicata alla registrazione, quindi non ci interessa. Per fare lo speed test andiamo sul sito più famoso che credo che sia speedtest.net. Una cosa importantissima da tenere a mente è che non ci interessa il valore del download, bensì quello dell'upload. Quindi il valore sarà questo, upload in megabit, non in megabyte, mi raccomando, quindi MB minuscola. Se vi dovesse dare il valore in megabyte, quindi con la B maiuscola, il calcolo è semplicissimo, basta andare, apriamo la calcolatrice. Facciamo conto che avete andate a 2 megabyte al secondo, quindi con la B maiuscola, basterà fare 2 per 8 e avrete il vostro risultato in megabit, dato che un byte equivale a 8 bit. Adesso io in questo caso ho 2,82 megabit di upload. È poco, sì, lo so, però difatti non riesco a fare molto streaming o se le faccio hanno una qualità abbastanza scadente. Quindi quando avrò una connessione decente, sicuramente ne porterò molte, ma molte di più. No, non dovrete scrivere direttamente 2,82 e buttarlo così. Questo risultato qui voi dovrete fare per 1000. 2,82 per 1000. E questo sarà il nostro valore di bit al secondo. Però non significa neanche che voi dobbiate buttare questo valore qui, non bisogna mai buttarlo così alla cavolo, quindi sovraccaricare la vostra connessione in upload, che sicuramente non rimarrà mai sempre al massimo. Quindi vi consiglio di andare sul sito direttamente di Twitch, Twitch Streamers, Twitch Video Encoding Bitrates and Stuff. Premiamo qui, ovviamente con questo valore 1200 e quelli che vi dirò sono riferiti a quelli che andrete a mettere nel bitrate video di cui vi parlavo prima. Se volete fare una live di 720p a 30 fps, vi basteranno dai 2500 ai 4000. Se volete fare delle streaming a 720p a 60 fps, vi basterà un bitrate che va dai 3500 ai 5000 kilobit. E se volete fare una live in full HD, quindi 1080p però a 30 fps, dei 3500, quindi come in 720p ai 5000 kilobit. Se volete invece fare una live quindi in alta qualità, quindi full HD a 60 fps, vi servirà un bitrate che vede dai 4500 ai 6000 kilobit per secondo. Facciamo conto che io riuscivo ad arrivare a 3,5 megabit in upload e mi vengono 3500 kilobit per secondo. Devo tener conto che magari non riuscirò a fare una live in 1080p a 30 fps, ma magari sarebbe meglio optare per una 720 in 60 fps. Sinceramente, se dovessi scegliere tra fare una live in 720p a 60 fps, quindi, e una in 1080p a 30 fps, io farei sicuramente una 720p a 60, anche perché mi piace molto il fatto che ci sia più fluidità nel gioco.
Quindi in questo caso io dovrei optare per una live in 720p a 60 fps, che guarda caso, adesso io imposto qua 3500 di bitrate, conto, ah no, non posso perché io vado massimo a 3500, quindi dovrei mettere, che so, 3300, potrebbe andare già meglio, o addirittura 3000. E guarda caso io avevo già impostato prima che la risoluzione sarebbe stata in HD. E a 60 frame al secondo. Andiamo su audio. Qua potrete lasciare ratio di campionamento su 44,1 kHz, ma anche su 48 se volete avere una maggiore qualità audio. Canali stereo, dato che il mono fa schifo, quindi lasciate su stereo. Queste sono opzioni personalizzabili. Adesso andiamo su video. Risoluzione di base, inquadratura. Impostate la massima, in questo caso 1080, dato che è la risoluzione del mio schermo attuale. La risoluzione di output sarà legata sempre al bitrate di cui vi parlavo prima. Filtro di rimpicciolimento vi consiglio di lasciarlo su bilineare. Valori FPS vi consiglio di lasciarli su comuni, così possiamo scegliere direttamente quelli normali che vengono usati nelle streaming, ad esempio i 60 o i 30. E se mettete 29,97 o 59,94 non cambia niente. Adesso andiamo nelle scorciatoie, anche se non c'è niente di che. Qua potrete andare ad impostare delle hotkeys, in modo tale che premete un pulsante sulla tastiera o sul mouse e vi esegue una determinata azione. Adesso andiamo su avanzate. Priorità del processo. Allora, se avete un PC decente vi consiglio di lasciarlo su normale. Se avete un PC meno decente, vi consiglio di abbassarla in modo tale da aumentare le prestazioni del gioco o comunque della cosa che state usando, ma magari abbassare quelle di OBS in modo tale che non vi crashi o succedano cose spiacevoli. Render lasciatelo sempre al massimo, in questo caso DirectX 11. Questa è l'opzione che vi permette di evitare che voi quando andate ad abbassare il volume qui in live comunque rimanga sempre al massimo. Questa è una parte dedicata alla registrazione, non ci interessa. Il ritardo della diretta, questo potrebbe essere interessante se volete magari impostare un delay, soprattutto se state facendo giochi competitivi, ad esempio Rainbow Six Siege, il Ranked. Consiglio di abilitarlo di almeno un 30 secondi, un minuto, in modo tale che i vostri nemici non possano vedere quello che sta succedendo. Se siete molto famosi e avete paura che sfruttino lo stream snipering, come si chiama, impostatelo anche a 3 minuti. La riconnessione automatica, questo è importante se spesso crashate. Se vi dovesse cadere la connessione, succedere qualcosa, OBS in automatico proverà a riconnettersi e a far ripartire la stream. Possiamo abilitarla, mettere il ritardo di tentativi. Quindi ogni 10 secondi OBS ci riprova a connettersi e i tentativi massimi, dopodiché OBS dovrà smettere di provare a connettersi. Adesso premiamo su OK e avremo applicato il tutto. E adesso vi spiegherò come creare rapidamente una scena e una fonte. Adesso andrò a fare clic destro qui su scene, oppure potremmo andare a premere sul più. Mettiamo il nome della scena, in questo caso potremmo mettere live, facciamo ok, andiamo qui, fonti, clic destro o comunque sul più. Qua ci verranno date una serie di cose che potremo registrare. Potremmo registrare, che so, un browser, una schermata, magari adesso vado a cercarne una, copio il link, qua metto, che so, xmirko.d2, che è il mio nickname di Twitch, faccio ok. Qua ci incollo il link o Ctrl V. Qua possiamo impostare la risoluzione, ma per ora la lascio in default. Facciamo ok. E in automatico avremo la schermata che possiamo spostare a nostro piacimento, ingrandire, eccetera. Adesso andiamo a impostare lo schermo. Facciamo in modo che registri tutto quello che sta avvenendo, come la registrazione che sto facendo adesso, tra l'altro. Quindi premo su cattura lo schermo. Chiamiamo magari schermo e basta. Facciamo ok. Il nome già in uso, come non detto, non potrete mettere nomi anche su scene diverse uguali. Faccio ok. Se ne abbiamo scelta una che è già impostata, ci verrà in automatico questa schermata. Se no, andiamo a fare clic destro comunque su cattura schermo, torno alla proprietà. Qua potremmo scegliere il display, ovvero il monitor che verrà proiettato. Potremmo decidere se catturare anche il cursore o meno.
E niente, ci basterà fare ok e il gioco sarà fatto. Una cosa importante è che noi possiamo decidere cosa mettere in alto e cosa mettere in basso. Mettiamo a caso che io voglia che questa schermata della registrazione dello schermo vada davanti alla schermata del browser. Per farlo ci basterà alzare questo valore qua sopra a quell'altro. Con questo pulsantino dell'occhio possiamo decidere se accenderlo o meno. Col blocco invece non potremo più spostarlo, magari è utile se spostiamo spesso delle cose. Per impostare la videocamera, premiamo sul più, dispositivo di cattura video, mettiamo il nome che vogliamo, facciamo ok. E qua nella sezione dispositivo potremo selezionare la USB che dovrebbe essere una webcam. O comunque potremo anche impostare una scheda di acquisizione su un altro PC in modo tale da fare una streaming, implicando meno carico al processore del PC che sta giocando. Facciamo ok e potremo visualizzare anche quello. Le altre opzioni, se vi dovessero servire, potete usarle. Segno ad usare solo l'ultima opzione, che sarebbe quella dell'immagine, in modo tale da creare ad esempio delle schermate di pausa. Premiamo su immagine, mettiamo il nome, ok. File immagine, premiamo su un'immagine a caso, cioccolata, e qui avremo la nostra immagine. Potremmo fare ingrandirla a nostro piacimento, così come ci va meglio, e questo è tutto. Facciamo clic destro e avremo delle altre opzioni se ci servono. L'ordine sposta su, sposta giù, che sarebbero la stessa cosa di spostarle qua, oppure sposta in cima o in fondo, ovvero qui al massimo o qui al minimo. Possiamo ruotarla come ci piace e pare. Ovviamente queste opzioni si possono fare per tutte le fonti che abbiamo impostato, quindi queste qui. Bene, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, spero di essere stato il più comprensibile possibile. Se avete qualsiasi tipo di domanda inerente a OBS, potete chiedermela qua sotto nei commenti e io sicuramente vi risponderò. Ogni problema è risolvibile, a parte la connessione, quella se non vi arriva la connessione a casa non potete farci niente. Detto ciò, vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video, un dislike se non vi è piaciuto, e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!